stato inaugurato a Pesaro l'impianto di depurazione di Borgheria, un investimento complessivo di 25 milioni di euro, i cui lavori di adeguamento e potenziamento sono la punta di diamante di un piano strategico attivo da anni, messo a punto da Marche Multiservizi per mettere a regime l'intero sistema fognario della città di Pesaro. Al centro dell'intervento effettuato, la cultura della prevenzione, mettendo al sicuro un territorio con un ampliamento tra la realizzazione di vasche e altre strutture in aree già di pertinenza del depuratore esistente. La cultura ambientale, con una sezione di trattamento terziario con micofiltrazione finale e disinfezione mediante lampade UV per garantire alti livelli di depurazione, e la cultura dell'innovazione grazie all'introduzione della nuova tecnologia a cicli pulsanti che tramite un software dosa in maniera adeguata la quantità di ossigeno necessaria ai processi, ottimizzando così i consumi energetici ma anche la rimozione degli inquinanti. Oggi completiamo con questa inaugurazione il percorso avviato già da diversi anni della fognatura e depurazione della città di Pesaro, che abbiamo iniziato attraverso prima lo sdoppiamento delle reti fognarie tra bianche e nere in gran parte della città, e poi abbiamo proseguito con il collettamento di tutti i reflui della città di Pesaro. Oggi arriviamo a circa il 98% degli abitanti equivalenti serviti, e questo potenziamento del depuratore ovviamente completa il ciclo e ci consente di contribuire notevolmente all'aspetto ambientale sia del fiume Foglia sia del mare Adriatico. Parliamo di un investimento importante, tra l'altro. Complessivamente superiamo i 25 milioni di euro, precisamente 26.500. Soprattutto quest'ultimo progetto è stato particolarmente significativo ma anche impegnativo, perché è stato realizzato in circa 2 anni e mezzo. Ma considerando che abbiamo rinnovato e potenziato un depuratore mentre questo funzionava, quindi questo è stato l'elemento più difficoltoso, che ha richiesto ovviamente professionalità e competenza da parte di tutti i tecnici e gli operativi aziendali. Il depuratore, tarato sul fabbisogno di 116.000 abitanti equivalenti per oltre 9 miliardi di litri di acque trattate all'anno, consentirà di restituire in ambiente un'acqua ancora più povera di azoto e fosforo e con una carica batterica e microparticelle in sospensione praticamente inesistenti. Un investimento importante per il territorio, ma anche una risposta decisa ai bisogni della comunità. Questa è una risposta importante alla città di Pesaro, ma a tutto il territorio provinciale, innalzando la qualità dei servizi, la qualità ambientale, cercando di conciliare tutto quello che è gestione ambientale, balneazione, qualità delle acque, turismo ambientale. Una risposta concreta, che deve essere il percorso migliore per attivare ed essere attrattivi anche per tutte le nuove risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E questo sulla qualità delle acque penso che possa rappresentare uno dei percorsi più innovativi, legati poi anche alla divulgazione sia di carattere scientifico ma anche per le scuole e i cittadini. Essere qua oggi deve rappresentare per tutti noi, per l'azienda e per il territorio, un punto di partenza importante per la qualità dell'ambiente e per la qualità del territorio. Un intervento, quello di Borgheria, che si inserisce all'interno del più ampio impegno del gruppo ERA a favore del Nord Adriatico. Un intervento importante, quello di oggi, che rientra all'interno dei tanti interventi che vengono effettuati sul territorio. Come era, insomma, immagino che non può che essere soddisfatto di un nuovo depuratore, quindi un nuovo servizio per la collettività. Assolutamente soddisfatti, perché era un passaggio importante. Per noi l'Adriatico e la sua condizione di vita in termini ambientali è un fattore importantissimo. Da Trieste veniamo giù fino a oltre Pesaro, e quindi per noi investimenti di questa natura, attenti alla parte ambientale, è assolutamente importante farli. La stessa cosa naturalmente vale per i benefici per la collettività, che certamente nella condizione di prima erano messi a rischio, e che ci consentirà invece di portare a casa ormai definitivamente il superamento anche dell'infrazione comunitaria che ci pesava.